Allora, iniziamo. Buonasera, benvenuti a tutti. Anche se l'abbiamo fatto già in precedenza, ma è meglio farlo una volta in più, lo voglio fare anche io a titolo personale. Un ringraziamento a tutti i comitati, le associazioni, i cittadini che comunque hanno contribuito e hanno fatto sì che questi eventi si effettuassero. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Frisco Agnello, sono uno dei membri del coordinamento provinciale della sanità della provincia di Frosinone. Per chi non ci ha seguito nell'ultimo anno, noi ci battiamo per in difesa del diritto della salute. Vogliamo provare a migliorare in particolare l'organizzazione sanitaria della provincia di Frosinone, questo è il nostro obiettivo. Come diceva prima l'amico il dottor De Santis, migliorare l'organizzazione sanitaria in tutta la società cosa significa per noi? Io ve lo leggo perché questo fa parte di uno dei nostri obiettivi, soddisfare i bisogni e le aspettative di salute di tutti i cittadini, attuando una gestione efficiente delle risorse disponibili, perché è importante dire che le risorse ci sono, ancora non vengono spese nel modo corretto, abbiamo ancora tanti sprechi. Questo per fare cosa? Garantire delle prestazioni sia di prevenzione che di cura efficaci, in modo tempestivo, nel rispetto della persona e non in barelle, nei corridoi, lungo i corridoi del pronto soccorso, e in perfette condizioni di sicurezza. Questo è quello che si prefigge ormai il coordinamento provinciale da un anno, ci avete visto in piazza e comunque in ogni luogo a difendere questo nostro diritto. Andiamo al dibattito di oggi. Il dibattito di oggi è incentrato sulla Valle del Sacco, perché difendere la sanità significa anche guardare nel contesto ambientale dove viviamo. Ecco, l'organizzazione sanitaria va inquadrata anche nel contesto dove viviamo. Il titolo del nostro dibattito stasera è questo: la Valle del Sacco tra inquinamento ambientale e emergenza sanitaria. Quale futuro? Una domanda, perché noi comunque non siamo solo protesta, siamo anche protesta, ma comunque facciamo delle proposte concrete che vogliono risolvere le problematiche che abbiamo. Abbiamo un intervento di 4 relatori che poi presenterò singolarmente, faremo un'analisi del rischio sanitario in partenza, poi andremo a vedere i tipi di inquinamento, la necessità della bonifica e della riqualificazione ovviamente e lo sviluppo sostenibile, come dicevo prima, dare delle proposte, delle prospettive. E alla fine avremo un dibattito pubblico dove avrete la possibilità di intervenire, ognuno può fare domande, può porre altri argomenti liberamente senza nessun tipo di vincolo. Non voglio aggiungere altro, avevo preparato altre cose ma i tempi ormai non me lo consentono più, andremo direttamente all'intervento dei relatori. Inizierà il dottor Giovanni Magnante, che è un medico di famiglia che opera in Veroli e ci farà un'analisi del rischio sanitario. Grazie. Grazie, io ho più che un'analisi, farò una rapida carrellata in maniera quasi notarile degli studi che sono stati fatti in maniera ufficiale dalle autorità competenti per il monitoraggio e la sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il bacino della Valle del Sacco. In maniera estremamente sintetica, gli studi ufficiali sono 3, 2 sono stati fatti dalla Regione Lazio, uno che comprende il periodo 2006-2008 ed è uno studio che, leggo testualmente, ha interessato l'area di comuni di Colleferro, Segni e Cavignano. Vado direttamente a leggere le conclusioni perché, ripeto, vorrei fare un excursus veramente di tipo notarile per lasciare poi i commenti agli altri interlocutori. Scrive la Regione Lazio al termine del suo primo studio, questi sono rapporti ufficiali. L'area dei 3 comuni, Colleferro, Segni e Cavignano, presenta nel suo complesso un quadro di mortalità e morbosità peggiori del resto del Lazio. Il quadro di mortalità e morbosità dei residenti nell'area di Colleferro, quando paragonato a quello dell'area dei comuni vicini, mostra valori più elevati per le patologie respiratorie in possibile rapporto con la contaminazione cronica ambientale. Si conferma un eccesso dei tumori della pleura per la pregressa esposizione alla lavoratura di amianto. Si segnala la presenza di alcune patologie, tumori del fegato e diabete, in possibile rapporto con la contaminazione chimica. I lavoratori che hanno prestato servizio agli impianti chimici e alle carrozze ferroviarie
presentano un aumento della frequenza di alcune forme tumorali, tumore della vescica e della pleura, in presumibile raccolto con l'attività lavorativa svolta. Continua la Regione Lazio. I 246 abitanti, perché questo studio è stato fatto su 246 abitanti, sono portatori sani del fitofarmaco, si parla del beta-esaclorociclosano, che può avere effetti sul sistema nervoso, sul sangue e dentro il fegato. Peraltro lo studio registra un'impennata di alcune gravi patologie e nel tempo potrebbero manifestarsi forme di tumore, morbo di Parkinson e risultano diffuse forme di aneurisma bronchiale. Successivamente a questo primo studio della Regione Lazio, la Regione ne ha fatto un altro, che il primo era di monitoraggio, il secondo un po' più esteso su circa 500 casi, e questo qua invece è uno studio di sorveglianza sanitaria epidemiologica e comprende il triennio 2010-2013 e conclude testuale: in particolare sono state osservate perturbazioni del pattern lipidico, della funzionalità renale e della steroidogenesi, interessando anche gli ormoni sessuali nel sesso femminile. È stata osservata infine una chiara associazione con l'alterazione del genere. La possibilità che all'esposizione al beta-esaclorociclosano segua un danno biologico di diversi organi e apparati è suffragata dai risultati di questo studio, anche se le conclusioni generali sono necessariamente caute nell'indicare l'esistenza di un nesso di causa ed effetto. Il terzo studio invece è stato fatto su numeri molto molto più ampi dall'Istituto Superiore di Sanità assieme all'Università di Roma e anche allo stesso Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. Uno studio di rilevanza nazionale perché ha preso in esame tutti i SINI, cioè i siti di interesse nazionale per rilevanti per emergenza ambientale, e diciamo rispetto ai 240 e 500 casi esaminati dalla Regione Lazio, qui siamo nell'ordine di circa 6-7 mila casi, e vado a leggere le conclusioni dello studio dell'Istituto Superiore di Sanità sul bacino della Valle del Sacco. Ripeto, questi sono tutti carte ufficiali, quindi non supposizioni, idee di parte, è ciò che scrive l'Istituto Superiore di Sanità su quell'area. Nel complesso del SIN del bacino idrografico del fiume Sacco si è osservato un eccesso di mortalità per tutte le cause. È stato inoltre osservato tra gli uomini un eccesso di mortalità per i tumori, per il tumore dello stomaco e le malattie dell'apparato digerente, e tra le donne per le malattie dell'apparato cardiocircolatorio, mentre si è osservato un complessivo difetto della mortalità per tumore tra le donne. Gli eccessi osservati tra gli uomini per tumore dello stomaco e per malattie dell'apparato digerente possono essere riconducibili a esposizioni occupazionali. E passa lo studio Sentieri alle raccomandazioni. La popolazione dell'area che ha subito esposizioni complesse di carattere occupazionale, sostanze chimiche e amianto e ambientale, inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, quindi essenzialmente il beta-esaclorociclosano, tali esposizioni si sono sovrapposte nel tempo e possono aver contribuito a un quadro epidemiologico articolato. È opportuno che la popolazione esposta ai residui della lavorazione dell'intanno e attualmente con livelli di beta-esaclorociclosano elevati sia seguita nel tempo con una valutazione sanitaria ed epidemiologica per quel che riguarda gli effetti riproduttivi, cancerogeni, ormonali, neurologici e metabolici. Perché ho fatto questo excursus, ripeto, di tipo fotografico di questi tre studi? Perché noi dobbiamo partire dai dati di fatto sanitari oggettivi, incontrovertibili, e questo è ciò che scrivono le autorità sanitarie su questa zona. Certo, le autorità sanitarie sono state estremamente caute, hanno parlato di possibile causa, di possibile correlazione, ma diciamo, se uno volesse usare una battuta, o gli abitanti dell'area della Valle del Sacco sono particolarmente sfortunati, o questa correlazione con l'esposizione a queste sostanze la dobbiamo dare praticamente per assodata. A partire da questi dati, che sono dei dati oggettivi, penso che la nostra azienda sanitaria, che ha competenza su gran parte del territorio del bacino della Valle del Sacco, diciamo escluso Colleferro e andando in giù fino alla nostra zona,
abbia il dovere assoluto di investire risorse importanti, ripeto, perché non lo stiamo dicendo noi, ma lo sta dicendo l'Istituto Superiore di Sanità. E quando si parla di sorveglianza sanitaria non si parla di studio di epidemiologi, ma si parla di una sorveglianza fatta con dei criteri sicuramente più estensivi dei 500 casi fatti nel primo studio, diciamo, di sorveglianza della Regione Lazio 2010-2013, dove si sono limitati a prendere gli abitanti che stavano a un chilometro dalla riva del fiume Sacco, ne hanno estrapolati 700, 100 non hanno risposto per motivi personali allo studio osservazionale, 100 sono stati esclusi per motivi tecnici, e ci siamo ritrovati con questo grande monitoraggio su tutto il bacino idrografico della Valle del Sacco, da Colleferro, quindi dalla provincia di Roma, a quella di Frosinone, su 500 persone. Io penso che non sia logicamente accettabile una sorveglianza sanitaria su due province che alla fine va a monitorare 500 persone a fronte di, di un danno di una gravità di questo livello. Anche il dibattito di questa sera può essere quindi uno spunto a partire da dati che nessuno può controbattere, perché sono stati scritti nero su bianco da, ripeto, da un'autorità molto molto prudente nelle loro esposizioni, e quindi il senso di questo, di questa sessione è rivendicare con forza, per quanto sono le competenze della nostra azienda sanitaria, investimenti seri e importanti e non le belle chiacchiere di facciata a cui sinceramente abbiamo finora assistito. Speriamo che la tendenza si possa invertire. Grazie, passo la parola a voi. Bravo Giovanni. Grazie Giovanni, col presidente. Grazie dottor Magnante, è ovvio che i primi interventi